Tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi faccio, perché lo devo fare io, broccoli con le acciughe. E allora ho messo prima, ovviamente li ho puliti, ma non ve l'ho fatto vedere, perché penso che sappiamo farli un po' tutti. Diciamo che lo sappiamo fare tutti. E li ho lavati, li ho scolati e li ho messi qui dentro per cucinarli al vapore. Sotto ovviamente c'è un pochino d'acqua e li farò cucinare con il coperchio sopra, ovviamente. E dopo vi faccio vedere, non appena sono pronti, vi faccio vedere il facilissimi. Io li mangerò senza pasta, però voi potete mettere la pasta integrale, pasta normale, quinoa, qualsiasi cosa volete abbinare. Allora, in questa padella ho già messo l'olio e i filetti di acciuga che tra un po' andranno sul fuoco. E un altro ingrediente per dopo sono i semi di lino. Allora, ho messo la padella sul gas e sto facendo sciogliere gli alicetti. Voi ovviamente su 100 grammi di broccoli ne dovete mettere soltanto due filettini e di meno olio. Siccome a me non sono 100 grammi, sono più di mezzo chilo, ho dovuto mettere qualcosina in più. Ma io li mangerò senza pasta, come ho già detto. Allora adesso faccio sciogliere e dopo andrò a mettere i miei broccoletti. A questo punto abbasso la fiamma e ci butto dentro i broccoli. Guardate. Li prendo con questo, ma vi posso assicurare che sono stati cotti al vapore, perché non saprei come prenderli. Sto soltanto vedendo che sono finiti. Bene. Oh. Come potete vedere, l'olio è sufficientemente per questa quantità di broccoli. Alzo di nuovo la fiamma e li faccio girare un altro pochino. Vi faccio prendere il sapore dei broccoli. Io metto anche le foglie, come potete vedere. Bene, la ricetta è finita. Spengo la fiamma e dopo vi faccio vedere l'impiattamento, diciamo come lo metto nel piatto, che è normale, come lo mettiamo tutti. Quindi, se vi è piaciuta questa mini ricetta, mettete un bel pollice, mettetemi tantissimi like, iscrivetevi al canale. Stavo dicendo, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Se volete ridere un pochino, iscrivetevi al secondo canale. E qui è già estate da me. E noi ci vediamo a una prossima ricettina. Ciao! Guardate qui cosa c'è. Una frittatina a pizza con svizzero e dopo ci metterò il prosciutto crudo. Ciao! Allora, ho dimenticato di dirvi e di farvi vedere che infine ci vanno, guardate, i semi di lino a chi piace. Chi non gli piace oppure non li può mangiare, non li mettete. Però questo lo potete fare con la pasta, con quinoa, farro, riso, come volete fare. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!